Ci sono diversi commercianti questa mattina qui in piazza Garibaldi, un problema delle spaccate, dei furti nel quartiere di Porta Nuova. Siete pronti a raccogliere delle firme da portare al prefetto e al questore di Pescara? Sì, ha detto bene lei, un grido d'allarme che io e l'amico e collega Bernardino Fiorilli abbiamo raccolto di questi numerosi commercianti, residenti, ovviamente una piccola rappresentanza dovuta al distanziamento sociale, altrimenti la piazza qui sarebbe stata piena, che va ovviamente a connettersi anche con via Tiburtina, l'ultima spaccata di ieri in via Terno presso una parrucchieria di miei amici. Niente, abbiamo raccolto questo grido d'allarme, protocolleremo e provvederemo a raccogliere le firme per portarle proprio personalmente, io e il collega Fiorilli, al prefetto, al questore, al sindaco, perché vogliamo chiedere più sicurezza per questi luoghi. Pescara non merita questo, Pescara è stata sempre considerata in tutta Italia una città a misura d'uomo, tante persone vivono da fuori, vengono da fuori per vivere nella nostra bella città, bisogna rimediare a questa situazione che ormai perdura da alcune settimane. Una situazione difficile, nonostante insomma siano state anche installate delle telecamere qui. Ma la delinquenza purtroppo non ha limiti e la delinquenza non ha freni. Le telecamere sono ovviamente degli elementi diversivi, evidentemente queste persone non hanno paura neanche della telecamera, dell'occhio, come si dice, gigante per essere ripresi. Questi hanno solo ovviamente bisogno di delinquere, di compiere reati, e dicevo prima anche alcuni commercianti, dopo il danno anche la beffa, ci sono commercianti che sono chiusi, che in questo momento storico fanno difficoltà a vivere e ovviamente hanno dovuto ripagare a loro spese i danni causati da questi delinquenti. Una doppia problematica del Covid, negozi chiusi o aperti a singhiozzo, e poi questi furti, queste spaccate, i commercianti sono esasperati. Sì, è paradossale che in un momento difficile come questo qualche delinquente, perché non può avere altro nome, che compie gesti del genere, perché è un gesto criminale, lo è normalmente. In un momento così difficile lo è ancora di più, perché significa mettere in difficoltà chi già lo è, e quindi forse io mi auguro solo che non si renda conto di quello che sta facendo, e mi auguro che siano episodi riferiti a poche persone che ripetono sempre gli stessi. Per questo chiediamo ancora più forte un intervento delle forze dell'ordine, perché questi criminali, li voglio chiamare proprio così, vadano presi al più presto per porre fine a questo scempio di persone che cercano di lavorare nonostante le difficoltà e si devono trovare ad affrontare chi si diverte, perché può essere solo giustificato così visto che i furti sono di lievissima entità, chi si diverte a procurare danni e quindi grande sofferenza a persone che stanno già soffrendo. Lei è un esercente qui di Piazza Garibaldi, ha subito delle spaccate, ha subito dei danni, insomma voi chiedete maggiori controlli qui nella zona? Sì, siamo in attesa di un riscontro anche per quanto riguarda la sicurezza, perché vivere questa situazione adesso surreale, ogni sera chiudi diciamo la proprietà e non sai il giorno dopo cosa ti ritrovi o in piena notte. Chiediamo sicurezza perché durante la notte vanno in giro, e non solo noi della Bottega dei Parrucchieri, ma in generale tutti gli esercenti qui hanno subito dei danni consistenti, cominciamo a essere un po' spaventati, quindi chiediamo aiuto a tutti quelli che possono comunque venirci incontro, le forze dell'ordine, la politica e quant'altro. Sono state installate delle telecamere qui in zona? Guardi, nella piazza ce ne sono sia lì che proprio sopra di noi, non so la funzionalità, è stato messo proprio dal comune. Spero che abbiano una funzione per cercare di arrivare a questi malviventi che stanno comunque facendo bottino in ogni negozio. La situazione è già critica per quello che stiamo vivendo, vivere anche questa situazione è sconfortante.